Buongiorno e benvenuti ad Attori Aperti. Oggi vi leggo un pezzo, ho fatto un po' un tagliacuci, della banalità del bene di Enrico De Aglio. Ma davvero, lei andava in giro a piedi per Budapest, seguito da un gendarme che reggeva la bandiera spagnola. Per Lascaride. Sì, è successo anche questo, dopo che l'ultima macchina divenne inutilizzabile. Mi sembrava di essere un guerriero medievale, ma guardi che era utile. Portare la bandiera era molto utile. Quando ripenso a quel periodo mi sembra quasi impossibile che siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. A conti fatti, è stata una grande capacità di raccontare delle balle. I crocefrecciati volevano pararsi le spalle con qualche riconoscimento da parte di una potenza neutrale e io facevo finta che questo sarebbe stato possibile. È andata bene, certo, se mi beccavano non sarei stato qui a raccontarla, ma mi creda, in quei momenti non c'era neanche il tempo di avere paura, c'erano tante di quelle cose da fare. Lei, che cosa avrebbe fatto al mio posto? Una di quelle domande pesanti in cui viene richiesta la complicità dell'interlocutore. Un quesito breve che supplica comprensione, fa balenare la fragilità e la debolezza umana, non solo di chi parla, ma soprattutto di chi ascolta. Avevo paura, sono scappato. Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto? Nessuno mi vedeva? L'ho fatto. Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto? Ma il vecchio signore che me la poneva non cercava comprensione o scusanti. Al contrario, stava cercando di dirmi che tutti, nella maniera più naturale, avrebbero dovuto comportarsi come si era comportato lui. Gennaio 2012. Oggi Giorgio Perlasca compie 21 anni. Della sua nuova vita, si intende, quella cominciata nel 1991 tra due copertine e 130 fogli di carta. E quanta strada ha fatto per Lasca, quante persone ha conosciuto, ha stimolato, ha rallegrato con la sua storia, il suo esempio, la sua capacità di memoria. Era una storia così eccezionale da apparire inventata, e invece era tutta vera. Un uomo giovane, un commerciante italiano, si trova a Budapest nei mesi finali della Seconda Guerra Mondiale. È un fascista che ha combattuto da volontario per Mussolini in Etiopia e in Spagna, ma da tempo le sue convinzioni politiche non sono più così nette. Non ha apprezzato l'alleanza con Hitler e le leggi razziali. Dopo l'8 settembre si è schierato con Badoglio e per questo il governo filo-nazista ungherese lo ha fatto arrestare. Probabilmente lo deporteranno in Germania, ma riesce a fuggire. Si rifugia nell'ambasciata di Spagna. In quanto vecchio camerata franchista, gli danno un passaporto spagnolo, ma poi la situazione precipita. L'ambasciatore, che faceva opera umanitaria in favore degli ebrei ungheresi, è costretto a fuggire e il nostro uomo resta praticamente solo nei locali dell'ambasciata. Vede la razzia degli ebrei per le vie di Budapest, li vede caricati sui treni, ed ecco il colpo di scena. Si autonomina nuovo ambasciatore. Presenta le sue false credenziali ai nazisti e con questo status falso stampa migliaia di false lettere di protezione per gli ebrei. Non solo, ma li protegge in alcuni grandi edifici posti sotto la giurisdizione della Spagna. Riesce a sottrarne 5.000 ad Auschwitz. Poi finisce la guerra, torna in Italia e nessuno crede alla sua storia. Solo ora viene ricordato. In Ungheria e in Israele, ma non in Italia. Bella storia, ma ci chiedevamo a quanti poteva interessare. La storia dell'Ungheria e del suo olocausto era così lontana dall'Italia, tutto un rompicapo di nomi impronunciabili e di congiure di palazzo, così lontana nel tempo. Lo stesso Perlasca non aveva le caratteristiche dell'eroe, un uomo modesto, che non aveva nessuna remora a raccontare del suo fascismo giovanile e nessuna voglia di dichiararsi antifascista da vecchio. La storia di Perlasca è stata conosciuta mezzo secolo dopo gli avvenimenti. Nel suo caso è stata decisiva la caduta del muro di Berlino nel 1989. Nei paesi socialisti prima l'olocausto non era un tema da discutere pubblicamente e tantomeno se ne coltivava la memoria. Solo dopo la ritrovata libertà di espressione è stato possibile che riemergessero dal passato i testimoni a raccontare il coraggio e il contesto di quel falso console spagnolo. Ed erano così concreti, circostanziati, in possesso di documenti, che l'istruttore del Tribunale dei Giusti di Gerusalemme non ebbe bisogno di troppo tempo per riconoscere quello che Perlasca aveva fatto e attribuirgli le massime onorificenze.
Il caso Perlasca diventò però anche un caso esemplare di una riscoperta di quello che erano veramente stati la deportazione e l'olocausto degli ebrei europei. All'inizio degli anni 90, l'uso pubblico della storia riguardo alla persecuzione degli ebrei era molto limitato. L'argomento non faceva più parte dell'agenda politica. Non solo l'interesse andava diminuendo, ma addirittura avevano preso forza i negazionisti, un gruppo eterogeneo di storici o accademici che mettevano in dubbio l'esistenza stessa dell'olocausto. Benché le loro argomentazioni fossero grottesche, il loro scopo era di dimostrare che le camere a gas e i crematori furono un'invenzione della propaganda ebraica, un complotto mediatico teso a demonizzare la Germania nazista, instillare il senso di colpa nell'Europa e giustificare la creazione dello Stato di Israele. Per i negazionisti non era neppure mai avvenuta la conferenza di Wannsee del gennaio 1942 in cui venne decisa la soluzione finale della questione ebraica. Il diario di Anna Frank fu un falso costruito dopo la guerra. Gli orrori compiuti dalle truppe alleate in Europa furono ben superiori a quelli della Germania hitleriana. L'attacco negazionista non risultò essere un fenomeno marginale. Accolto dalla destra europea perlomeno come un legittimo diritto di espressione, si accompagnò a un'ondata di nuovo antisemitismo, questa volta denominato antisionismo. Un'idea del clima politico di quegli anni in Italia la dà forse meglio di tante cose la vicenda di Erich Priebke, capitano delle SS a Roma. Priebke pianificò e realizzò l'uccisione di 335 persone alle fosse Ardeatine. Fuggito in Argentina dopo la fine della guerra, con la complicità del Vaticano, Priebke viene scovato nel 94 a Bariloche da un giornalista americano, arrestato, estradato in Italia, processato nel 1996 per crimini di guerra da un tribunale militare, Priebke venne assolto e liberato perché il reato era da considerarsi estinto. Solo una violenta contestazione in aula da parte dei parenti delle vittime e della comunità ebraica romana convinse il governo di Romano Prodi a garantire che Priebke sarebbe rimasto in carcere. In seguito il capitano delle SS venne riprocessato e condannato all'ergastolo, ma l'episodio stava a dimostrare quanto la memoria collettiva si fosse affievolita e quanto il terreno fosse ormai pronto per una revisione storica o perlomeno per l'oblio. Quanto l'aver ubbidito agli ordini fosse considerata una benemerenza, quanto si fosse stabilita una perfida, par condicio, tra le ragioni delle vittime e quelle dei carnefici. Gli anni 90 furono quindi cruciali. La storia di Perlasca non rientrava negli schemi. La sua figura non era inquadrabile nelle motivazioni politiche antifasciste. Nello stesso tempo disturbava la concezione autoassolutoria dell'italiano brava gente. Se un uomo comune come lui aveva potuto fare quello che aveva fatto, e per di più da solo, in un paese lontano, perché qui da noi non è successa la stessa cosa? Perché gli italiani avevano accettato l'improvviso antisemitismo decretato con le leggi razziali e poi erano stati così zelanti nell'implementare gli ordini? Perché nessuno di quelli che avevano potere per fare aveva fatto nulla? E Perlasca, che non aveva nessun potere, era invece riuscito a fare così tanto? Che cos'era quella zona grigia dell'indifferenza che caratterizzò il consenso alle peggiori nefandezze del fascismo e del nazismo? Che cosa insegnava la vicenda di Perlasca per potersi in futuro opporre a una situazione del genere? A distanza di 21 anni, il Giorgio Perlasca di carta è riuscito a fare tante cose, oltre a essere diventato un amico per tanti lettori. Non appartiene a nessuno, secondo me, ma tutti lo sentono profondamente, un po' proprio. Oggi, se fosse ancora vivo, il suo pensiero andrebbe di nuovo all'Ungheria, come 70 anni fa, sottoposta dal governo a una violenta campagna anti-ebraica e anti-Rom, un piccolo paese nel centro dell'Europa che avrebbe bisogno di aiuto. E questo è tutto. Ci vediamo venerdì con Attori Aperti.